What do you mean, what am I doing here? I live here, remember? Who were you expecting to find? No one. I was calling to check messages and see if Mom called. Well, she hasn't. No one has. In fact, this is the... Amici, buongiorno. Benvenuti in un nuovo vlog. Allora, io mi sto preparando. È lunedì mattina, sono quasi le 8. E oggi ho deciso di iniziare un vlog settimanale. E vi porto con me nella mia settimana di ufficio e poi vi farò vedere quello che riesco della mia settimana in generale. Mi sono appena finita di truccare, quindi se vedete un po' di svolazzi di cose perché appunto ho appena finito e mi stavo preparando per scendere, e così mi prendo il pranzo e poi verso le 8:25, 8:30 esco. Ho cercato in questa settimana di tarare molto bene gli orari perché in metro fa veramente caldissimo e quindi non volevo rischiare di uscire troppo presto per beccare tutto il casino, ma neanche troppo tardi. E diciamo che uscire per le 8:25, 8:30 si è rivelato abbastanza vincente come strategia. Io mi devo dare assolutamente una pettinata, non ho i capelli pulitissimi, ma tanto stasera vorrei andare in palestra e quindi non li ho lavati ieri per questo motivo. Li pettino, ho visto che giù mamma ha lo shampoo secco, quindi magari gliene rubo un pochino e così insomma i capelli sono un po' a posto. Adesso volevo mettere una puntina di olio sulle punte perché i miei capelli, quando sono sporchi, hanno le punte secche di solito. E poi comunque in ufficio mi porto sempre un elastico, così se diventano insostenibili faccio una coda e pazienza, insomma. Allora, non sono pronta ancora, non andrò con questa canotta bianca. In realtà ieri ho fatto un po' di shopping nell'armadio di mamma perché ero un po' a corto di vestiti e tendenzialmente io non rubo mai i vestiti a mamma perché mia mamma è alta 1,60 m e io 1,77 m, quindi è un po' complesso, sia di spalle che di altezza siamo molto diverse perché lei è proprio piccina. Però aveva delle cose da darmi. Effettivamente ho trovato alcune cose molto carine, però oggi non mi metterò un vestitino perché in realtà dovrei trovare il modo di farmi la ceretta o comunque di sistemare un po' la situazione, peli sulle gambe, che non è tragica ma neanche bellissima, però ancora non so di preciso quando riuscirò ad andare. E quindi oggi comunque mi metto i pantaloni. Mi sono messa un po' di cipria e brillantini dell'illuminante, ho i pantaloni neri e poi appunto le ho rubato questo set che ha questa canotta bianca e una blusina verde acqua. Infatti ho messo la matita verde acqua per abbinarla e questo sarà il mio outfit di oggi. Adesso cerco di farvi vedere, non ho quanti capelli sto perdendo ultimamente, cerco di farvi vedere al meglio l'outfit del giorno, anche se qui non ho lo specchio. Allora, mi è venuta la chiacchiera perché comunque queste mattine mi sveglio molto presto e faccio colazione qui da sola, quindi fino alle 8 che scendo a salutare mamma non parlo con nessuno, però insomma ho trovato la mia dimensione facendo colazione su perché riesco a fare le cose con molta calma e probabilmente mi alzo anche un pochino prima del necessario, però io preferisco fare le cose con calma e alzarmi prima piuttosto che alzarmi all'ultimo e fare le cose di corsa perché di mattina non capisco mai niente. Vorrei avere più tempo per chiacchierare con voi ma adesso non ce l'ho, anche perché mi stavo appunto truccando e sistemando per la giornata. Devo ancora decidere in realtà che cosa portarmi per pranzo. Adesso vedo se c'è qualcosa che mi alletta bene, altrimenti oggi mi comprerò il pranzo e me lo porterò direttamente domani. Adesso comunque abbiamo questa canotta bianca, il set è di twin set con i pantaloni neri e sotto ho le mie amate nuove Birkenstock Arizona. Adesso ve le faccio vedere. Ok, sono un po' perplessa sul fatto che si veda qua il bianco, però tanto questa è trasparente, non potrei mai metterla senza niente sotto. Siete su un barattolo di borotalco, spero che non crolli nulla. Mi ingioiello e poi mi metto i miei anellini, tra cui una new entry, perché sabato, il 18 giugno, è stato il mio primo anniversario con il mio ragazzo. E che mi ha regalato questo delizioso anellino di morellato con questa pietra verde, che in realtà io vorrei portare all'anulare destro e mi sta leggermente largo, dovrei comprarmi un fermanello, quindi per adesso lo metto qui
però è leggermente largo, quindi vorrei comprare una fedina molto sottile argentata per bloccarlo. Se vedo che poi è insostenibile, ho paura comunque di perderlo, lo metto al medio insieme a quest'altro. Borsa gigante arancione perché c'entra anche il portapranzo. Dentro ho tutto il biglietto dell'autobus usato che magari possiamo lasciare a casa. Qui c'è beauty di emergenza con lacrime artificiali per le lenti, gel per le mani, fazzoletti, assorbente, un elastico. Poi ci sono chiaramente gli occhiali da sole. Poi mi sono comprata un quadernino se devo prendere degli appunti per qualcosa che ho notato che mi serve e non ne avevo uno a disposizione. Devo prendere la mascherina pulita da giù. Queste sono le cuffiette. Questo è il cellulare. Mi metto anche la collana lunga, va che ci sta bene. Mi porto anche una barrettina Special K per lo spuntino di metà mattina o metà pomeriggio, a seconda di quando mi viene fame, perché mi sono resa conto che non posso non avere una merenda. In genere per il pomeriggio me la porto sempre, mi porto un frutto di solito, ma anche per la metà mattina, siccome faccio colazione alle 7 e verso le 11 ho fame e se arrivo al pranzo senza nulla, effettivamente poi magari mi porto un pranzo leggero per evitare che mi venga l'abbiocco. Dai, alla fine in realtà l'effetto è anche abbastanza carino. E ripeto, quando torno a casa oggi vorrei andare in palestra. Questa settimana devo ricominciare perché la settimana scorsa per abituarmi un po' alla nuova routine non ci sono mai andata, però onestamente non vorrei perdere la bella routine che avevo trovato in palestra, ma voglio capire se è meglio andarci quando torno dall'ufficio o la mattina presto presto prima di andare, perché devo capire quando sono meno stanca. Quando meno caldo, perché in realtà io sono più produttiva di mattina, però svegliarmi alle 6 e un quarto per andare in palestra un po' mi destabilizza, adesso vedo. Non mi porto la macchinetta perché tanto è un peso inutile e sicuramente in ufficio non mi metto a riprendere con la macchinetta. Se c'è qualcosa da farvi vedere, faccio riprese con il telefono. Quindi ci vediamo dopo. Amici cari, come noterete dalla mia faccia un pochino più sfatta, siamo a fine giornata lavorativa, non a fine giornata e basta. Sono le 6:40, sì, precise, 18:40. Io sono tornata a casa adesso e tra l'altro mi ero dimenticata di aver fatto questa cosa molto bella, cioè che mi ero pianificata l'aria condizionata, quindi la camera è fresca. Come sentirete dalla mia voce, l'aria condizionata non è che mi faccia benissimo, cioè in ufficio la teniamo. Perché sennò veramente si muore, cioè fa un caldo devastante, ci sono 30 gradi e sono quasi le 7, però chiaramente un pochino accuso, infatti in realtà a casa cerco di non usarla, quando sono qui in mansarda un pochino devo usarla perché essendo con le finestre sul soffitto lo sapete che diventa caldissima. Comunque io mi stavo prendendo un bicchiere di tè freddo perché tra l'altro oggi, siccome non avevo fatto in tempo a prepararmi il pranzo ieri, cioè mi ero dimenticata in realtà un po', non volevo, oggi mi sono trovata un pochino impreparata e quindi il mio pranzo è stata una tristissima piadina, cioè non che sia triste la piadina, però questa è una piadina molto piccola, Philadelphia e salmone, molto buona ma solo quella, quindi ho una fame allucinante, non avevo neanche la merenda, la barrettina che mi avete visto prendere stamattina l'ho mangiata a metà mattina perché a un certo punto ho avuto un calo di zuccheri per il caldo. Prenderò un biscottino. Cioè, non faccio una vera e propria merenda perché è tardi e non voglio rovinarmi l'appetito per la cena, però un biscottino, questi se non li avete mai provati, questi Galbusera cereali G, questi sono con pezzi di cioccolato, i 5 cereali, li abbiamo scoperti con il mio ragazzo, sono davvero buoni, ci sono anche tipo alla mandorla, sono molto molto buoni. Seguendo la mia folle agenda della giornata, adesso andrò in palestra. È la prima volta da quando mi sono iscritta che vado in palestra così tardi, quindi voglio anche un attimo capire quanta gente c'è, perché temo che sia un orario improponibile per la quantità di gente. E poi devo cercare di capire questa settimana se riesco meglio ad andarci quando torno, anche se sono piuttosto provata, però effettivamente andiamo verso il fresco, quindi poi mi faccio la doccia e la giornata è finita, oppure se andare prima, così quando torno dall'ufficio sono libera di fare quello che voglio. Devo un po' capire, piuttosto
No, piuttosto. Più che altro la mattina sono un pochino stretta con i tempi perché la palestra apre alle 7 e io esco in genere alle 8 e mezza. Quindi tra ora che apre la palestra, mi cambio, mi alleno, mi lavo e mi preparo, ho paura di essere un po' stretta. Cerchiamo di capire, ho solo queste due alternative. Perché la palestra è vicino a casa mia, ho un'ora di pausa pranzo e non posso usarla per andare in palestra perché la palestra è lontanissima, ci metto mezz'ora solo per tornare a casa. Come vedete mi sono anche levata la camicetta carina perché tutto molto bello, ma avevo molto caldo e questa canotta da sola fa un po' effetto muratore. Stavo morendo, dicevo, per quieto vivere penso che non farò i 10 minuti di cardio che in genere faccio nella mia scheda. Sono previsti 10 minuti di cardio che è camminata in salita. Sia per una questione di tempistica che per una questione di fatica, probabilmente questo periodo farò solo gli esercizi. Magari faccio un esercizio in più, ma non il cardio. Adesso vediamo perché già la vita che faccio comunque non è cardio, però vado comunque a lavoro a piedi. È un lavoro abbastanza sedentario, però le occasioni per muovermi ci sono, perché non voglio perdere l'allenamento e anche i risultati che ho acquisito quest'inverno, ma non voglio neanche distruggermi perché comunque è estate. Quando si va incontro all'inverno potrò anche capire anche sulla base di come andrà la mia vita lavorativa, perché comunque adesso sto facendo un tirocinio che per adesso è programmato, diciamo, fino ad ottobre, quindi di fatto non posso fare piani da qui a sempre. Mi sono presa questo minutino di pausa. Adesso vi devo salutare perché sennò mi perdo a chiacchierare e faccio tardi, prendo la borsa, vado anche perché vorrei fare un allenamento discreto in modo da tornare poi a casa, farmi la doccia e andare a cena già pronta per andare a dormire, praticamente. Eccoci qui, amici. Tenuta da casa col vestitino fresco, capelli lavati, struccata, senza lenti, tutta un'altra cosa rispetto a stamattina. Mi sto guardando intorno con un po' di disappointment perché la mia stanza è veramente un disordine, cioè è un casino, mi vergogno veramente ad avere la stanza in questo stato, ma d'altronde non ho più tutto il tempo che avevo a disposizione. Prima per metterla a posto, in genere metto a posto la stanza tipo tarda mattinata dopo aver fatto colazione e adesso non lo posso più fare. Sto sudando, soprattutto ho messo un quintale di crema che mi sta facendo sudare, dove ho gli occhiali. Sono le 8:17 e dovrei essere riuscita a fare tutto in tempo prima che torni mamma, che in genere torna alle 8:30. Così adesso scendo, mangio. E poi quando torno su dopo cena devo mettere un pochino a posto quantomeno i vestiti che sono in giro perché ho fatto un po' di shopping, come vi dicevo stamattina, nell'armadio di mamma e devo mettere a posto le cose che ho preso. Buondì! Anche stamattina ci prepariamo insieme. È martedì, sono sempre quasi le 8 e io mi sono appena finita di preparare. Non mi sono messa a chiacchierare prima, un po' perché non volevo perdere tempo, un po' per riprendere le mie facoltà prima di chiacchierare. E dunque, oggi ho provato a mettermi i jeans perché mi sto mettendo sempre i pantaloni morbidi. Oggi volevo cambiare un pochino. Spero di non aver fatto tipo l'errore peggiore della mia vita. I capelli non li pettino perché sono rimasti abbastanza bene da ieri che ho fatto lo shampoo. Io li asciugo sempre dopo averli pettinati. Quindi poi ieri li ho asciugati col phon, che comunque la doccia l'ho fatta tardi, non volevo rischiare di prendere freddo al collo. Però quando sono freschi di shampoo in genere non li pettino perché evito di aprire tutte le squame, perché ho i capelli abbastanza secchi in questo periodo e quindi se quando non è necessario, insomma, non li pettino. E magari ci metto poi una puntina di olio sulle punte nei giorni prima di fare lo shampoo di nuovo. Oggi ho anche il pranzo, mi sono preparata la quinoa con la feta e pomodorini sia rossi che gialli, che era una nuova fissazione che abbiamo preso con i miei in questo periodo perché al supermercato sotto casa li vendono e sono un pochino più asprigni dei pomodorini, dei datterini, insomma, che sono i miei preferiti, però buoni, niente, mi sono truccata meno di ieri, ho messo solo il mascara perché comunque stanno tante ore al computer, mi danno un po' fastidio gli occhi, la mattina non è che abbia voglia di fare questi trucchi così assurdi, quindi in questi giorni di ufficio faccio semplicemente la base, anche perché sono estremamente pallida, così almeno metto bene terra, blush, eccetera, e metto solo il mascara, a volte metto un po' di terra, un po' di illuminante anche sugli occhi, però
Però insomma, questo periodo mi sto truccando così. In realtà è molto tempo che mi sto truccando poco e non sto usando tipo né ombretti né eyeliner né niente, però durante la settimana la mia vita funziona in questo modo. E il weekend comunque comincia a fare caldo per truccarsi tanto, quindi in genere mi cospargo di illuminante. E cioè, l'ultima volta che mi sono truccata un pochino di più con gli ombretti è stato sabato per l'anniversario che stiamo a cena fuori, ho detto vabbè, mi trucco. Eccoci amici, tornata. Anche oggi non vi risparmio la mia faccia sconvolta. Oggi fa veramente caldo. Più che altro è proprio umido perché il cielo è un pochino coperto, quindi sto veramente morendo. E io mi ero messa addirittura i jeans. Infatti adesso vi volevo un attimo salutare, ma ora me li levo, cioè mi metto i pantaloncini da casa perché adesso ho acceso l'aria condizionata perché ahimè mi ero dimenticata stamattina di programmarla. Gravissimo errore perché la stanza è rovente, però insomma ne ho approfittato per accenderla un attimo mentre innaffiavo le piante, anche se i miei poveri gerani sono morti, tipo 3 su 5 vasi sono morti, quindi mi devo trovare delle piantine alternative per rendere il balcone un po' più carino perché c'ho tipo 5 vasi morti. E solo che non ha molto senso piantarli adesso perché poi ad agosto non viene nessuno e quindi anche le piante che ci sono difficilmente resistono perché non sempre trovo qualcuno che viene purtroppo a prendersene cura. Però sono stanca, quindi sto facendo un inciso lunghissimo, però insomma tutto questo per dirvi che in realtà mi piacerebbe molto sviluppare un pochino il pollice verde, impegnarmi un po' di più. Per quanto riguarda le piante sul balconcino, perché effettivamente è più bello quando è fiorito. E, mentre adesso ci sono due gerani che sono anche molto belli, hanno fatto i fiori perché comunque è stagione, però ho visto che si stanno molto stancando anche loro, tipo uno è tipo inclinato, non so come ripiantarlo, se avete suggerimenti. E, poi c'è un'altra pianta che non so assolutamente che pianta sia, che non ha ancora fatto i fiori, però è rinata tantissimo con la primavera, ha fatto queste foglie bellissime, quindi quella la sto curando sempre. Io faccio questa cosa molto intelligente di mettere l'innaffiatoio come scarico del tubo del condizionatore, così tutta l'acqua che raccoglie poi io la sera quando torno a casa dall'ufficio la uso per innaffiare, perché sta facendo veramente caldo, quindi innaffio tutte le sere. E quindi stanno molto bene. I gerani purtroppo sono morti quest'estate, che nessuno se ne è occupato quando io sono stata fuori luglio e agosto. E sono morti. Comunque, sto aprendo la Coca-Cola Zero per bermi un bicchierino e rinfrescarmi un attimo, perché appunto c'è un'umidità pazzesca. Tornando mi sono fermata a fare una commissione al negozio dei cinesi e volevo andare anche da 9,25, che ho visto che c'è un punto vendita non lontano da casa, perché volevo comprare un fermanello per l'anellino che mi ha regalato il mio ragazzo per l'anniversario. Adesso ho levato tutti gli anelli perché quando arriva a casa ho bisogno di essere senza gioielli, giusto gli orecchini ancora non ho levato, anche per lavarmi le mani bene. Perché comunque prendo la metro, quindi mi volevo lavare le mani, però non ce la facevo perché comunque dovevo camminare un po' dall'altra parte rispetto alla fermata della metro, quindi ci andrò nei prossimi giorni. Però oggi sono un po' stanca, tra l'altro non so se si nota, ma fa talmente caldo che mi si è sciolto il mascara. Cioè questa è la Love Extreme di Essence, non ha mai fatto questa cosa, ma oggi a parte mi sono tocchicciata un po' gli occhi perché ultimamente a giorni alterni mi danno un po' fastidio le lenti, non ho capito cosa sia il problema. Cioè, non so se magari non le sciacquo bene e me li metto che sono tipo dei pelucchi che quindi nel corso della giornata si spostano. Non ho capito cosa è successo, però a forza di mettere anche le lacrime artificiali e anche per il caldo mi si è sciolto il mascara. Considerate che comunque io in metro chiaramente devo indossare la mascherina e quindi un pochino con il vapore acqueo mi si scioglie il trucco. Bene, e quindi per questo sono un po' sconvoltina. Sono molto contenta perché piano piano mi stanno coinvolgendo in alcuni progetti, quindi sto cominciando a fare effettivamente delle cose che possono portarmi a avere un ruolo, diciamo, un pochino più importante. Per chi non lo sapesse, sto facendo un tirocinio in un'agenzia di comunicazione. E già ho fatto 2 mesi di tirocinio quest'inverno, poi per via del Covid e altre cose è stato bruscamente interrotto. L'ho ripreso post master, quindi non è più un tirocinio curricolare, ma un tirocinio retribuito che faccio per adesso fino ad ottobre. E
e piano piano mi stanno dando dei ruoli. La mia agenzia lavora con le case farmaceutiche, quindi fanno degli eventi che richiedono il settore della comunicazione scientifica, che è quello che ho studiato, e tant'è che appunto ho fatto questo stage grazie al master, e stage, tirocinio, insomma, a seconda di come lo volete chiamare, più o meno siamo là. E, i primi 2 mesi, quindi quest'inverno, facevo principalmente ufficio stampa, mentre adesso mi stanno dando delle cose da fare, ancora molto propedeutiche, diciamo, però delle cose da fare per i progetti che organizzano appunto loro, perché chiaramente in quanto agenzia di comunicazione si occupano della strategia di comunicazione, del branding, di tutta una serie di case farmaceutiche, aziende, associazioni pazienti e quant'altro. È un po' stressante a livello di un'ipocondriaca lavorare in un ambito in cui si parla di malattie brutte, genetiche, tumori, insomma, è complicato, però molto interessante dall'altro lato, perché sono costantemente aggiornata su nuovi farmaci che vengono messi a punto per una serie di malattie che sono state fino adesso difficilmente curabili, quindi alla fine è anche molto bello. Sicuramente farò un video magari più specifico in cui vi racconto cosa sto facendo, rispondo a un po' di domande. Vi vorrei parlare, come dico ormai da mesi, però più sul canale di quello che ho studiato, quindi di me come figura professionale, tra mille virgolette, perché secondo me potrebbe essere interessante condividere la mia esperienza anche da questo punto di vista, perché lo sapete meglio di me che i giovani in Italia hanno delle difficoltà. E io non dico di averle combattute, queste difficoltà, né tantomeno di essere arrivata alla fine della mia lotta, ma sicuramente in questo momento mi sento molto inquadrata, quindi spero di avere fortuna. E adesso io stavo aspettando appunto che il condizionatore facesse un attimo il suo lavoro, piano piano sta arrivando l'aria fresca e quindi per questo mi sono seduta con voi. Poi volevo mettere un pochino a posto la stanza, volevo passare l'aspirapolvere, insomma fare un minimo di pulizie, perché mi sembra anche giusto. Ieri sera, prima di andare a dormire, ho messo a posto tutti i vestiti sparsi ovunque. Però tipo il letto è disfatto perché la mattina non mi va di rifarlo appena mi alzo, devo lavare le cose della colazione e il portapranzo, e, insomma, mettere a posto un pochino di cose, quindi adesso appena riprendo un attimo le facoltà mi metto una puntata di Gilmore Girls che ovviamente sto rivedendo da capo, mi devo mettere in pari con altre serie, ma tanto lo sapete che ricomincio e rivedo sempre questa perché ultimamente le serie le guardo molto per compagnia e poco mi metto proprio a vedere le serie, tipo al computer così, perché sto facendo altro, mi viene difficile. Però tipo la mattina per quando faccio colazione, mentre mi preparo, c'è sempre come sottofondo Gilmore Girls, assolutamente. Tra l'altro lo sta vedendo anche mia sorella, se non sbaglio l'ha finita proprio perché doveva vedere gli ultimi 2 puntate della settima stagione. E alla fine l'ho convinta perché c'è, cioè, troppo bella. E ho la parlantina perché sono un pochino provata, più che stanca perché in realtà sto prendendo bene l'abitudine di svegliarmi presto, anche perché sono una persona sicuramente più mattiniera che serale, prendo molto più facilmente il ritmo, sono più produttiva di mattina, basta che faccio colazione. Per me l'unica cosa tassativa è bere il caffè, fare colazione con calma. Dopo quei 20 minuti di calma in cui faccio colazione, sono sveglia, sono pronta. Le persone mi conoscono, possono testimoniare che io cambio proprio espressione e tono della voce dopo aver fatto colazione. Prendendo il ritmo, ieri sono riuscita addirittura ad andare in palestra dopo l'ufficio, cosa che non pensavo. La cosa, tra virgolette, divertente è che adesso le altre 2 volte dovrò andare per forza di mattina. Se riesco, vorrei andare domani mattina. Tanto domani sarà una giornata bella impegnativa perché ho il saggio di canto dopo il lavoro. Ho preso il permesso di pomeriggio per andare alle prove. E quindi all'1 esco, vengo a casa, mangio, mi porto le cose per cambiarmi e parto per il parco dove faremo questo saggio, che non è vicinissimo a casa, neanche lontanissimo, ma non vicino. E anche la mia amica Terry viene con me e appunto il saggio comincia alle 8, durerà 2 ore e mezza più o meno perché siamo tanti e quindi sarà una giornata impegnativa perché sarò tipo tutto il giorno fuori casa e però vorrei andare in palestra. È molto più verosimile che ci vada domani, visto che tanto stasera non farò niente di che, mi vedo col mio ragazzo, andiamo a prendere un gelato, però insomma sicuramente non farò tardi. Meno probabile che ci vada giovedì mattina dopo il saggio, perché invece farò tardi. Vabbè, sto facendo un po' di brainstorming, magari a voi non interessa, quindi adesso
stacco e vado a fare le pulizie. Buongiorno amici, siamo a mercoledì 22 giugno, sono le 8 meno un quarto quasi e io sono pronta per andare al lavoro. Oggi mi vedrete struccata con gli occhiali perché mi sono resa conto che portare le lenti in ufficio per tutto questo tempo mi sta creando dei problemi perché stare fissa al computer con l'aria condizionata nella stanza mi secca tantissimo gli occhi, nonostante io abbia lacrime artificiali e tutto, faccio veramente un po' fatica. E, cioè, questi giorni mi ha dato veramente molto fastidio portarle, tant'è che ieri le ho levate appena sono tornata a casa e comunque le lenti non andrebbero indossate tutto il giorno e io alla fine le tengo praticamente 12 ore perché la mattina le metto alle 7:20 e poi le tolgo la sera. Quindi non so, ancora non ho preso una decisione in merito alle giornate in generale, perché in realtà la comodità delle lenti a contatto per me non è tanto stare al computer, perché quando sono a casa, chiaramente io per stare al computer preferisco avere gli occhiali, così gli occhi si riposano di più, ma più che altro per la questione mascherina sui mezzi, mi è più comodo non avere gli occhiali così non si appannano e soprattutto non sudo perché insomma fa caldo e quindi gli occhiali quando toccano qui fanno sudare. E, quando mi trucco per uscire la sera comunque mi sono abituata a non avere gli occhiali così il trucco si vede bene, sto più comoda. Vedo meglio comunque la sera, ma devo fare un uso più consapevole perché stare tutto il giorno con le lenti a contatto mi sta veramente distruggendo gli occhi proprio perché devo stare al computer. Quindi oggi ho deciso di andare con gli occhiali e di andare anche struccata, tra l'altro, perché così quando torno a casa per prepararmi per andare al saggio di canto mi metto le lenti per uscire e poi mi trucco direttamente lì. Tanto devo andare talmente tanto presto che ho tutto il tempo per truccarmi appunto per la serata perché devo stare lì per le 3, 3 e mezza e il saggio vero e proprio comincia alle 8. Quindi tra un soundcheck e l'altro, perché devo provare sia il pezzo mio che dei cori che devo fare ad altri ragazzi della scuola, però tra un pezzo e l'altro mi trucco così. Tra l'altro torno a casa, mi do una sciacquata, mi metto la protezione solare, perché dobbiamo stare un sacco di tempo lì al parco, mi porto probabilmente il cambio, adesso mi sono messa il completo nero così. E la maglietta bianca sotto, che fa molto molto professional. E poi per stasera penso che mi metterò un vestito lungo, insomma qualcosa di un pochino più carino. Oppure in realtà non mi dispiacerebbe tenere questo con magari qualcosa di un pochino più festivo sotto. Adesso vedo un attimo cosa fare, poi chiederò un consiglio a mamma. Però ho deciso, insomma, per il benessere dei miei occhi, di andare struccata stamattina al lavoro. E con gli occhiali. In realtà, magari i prossimi giorni me li porto dietro, così se a un certo punto vedo che mi danno fastidio le lenti me le tolgo, o comunque magari i prossimi giorni andrò in ufficio con gli occhiali. Oggi vado struccata perché così non devo tornare a casa, struccarmi e poi ripartire, ma vado direttamente già struccata, tanto non è che mi stia truccando tantissimo, cioè, ho un po' le occhiaie perché non ho dormito molto stanotte, però insomma anche pazienza, io esco sempre, insomma non sempre, ma spesso e volentieri struccata senza problemi. Oggi per una questione di comodità farò così e quando torno a casa poi mi preparo e mi porto appunto le cose per truccarmi già lì, così non arrivo comunque col trucco già sfatto, con gli occhi distrutti, cioè non posso tenere le lenti da ora fino a stasera alle 11 più o meno quando tornerò a casa, perché sennò veramente mi si prosciugano gli occhi per sempre, quindi me le metto direttamente per andare al saggio. Detto questo, chiacchiero un pochino più rilassate perché appunto stamattina, non essendomi truccata, ho avuto più tempo per fare le cose con calma. Chiaramente mi sono vestita, adesso stavo vedendo un po' Gilmore Girls e oggi non mi devo portare neanche il pranzo, tra l'altro perché appunto all'ora di pranzo torno a casa. E quindi adesso devo mettere nella borsa solamente uno spuntino per la metà mattina mentre lavoro al computer. Eccoci qui, amici. Allora, ho i capelli un po' croccati perché mi sono appena messa la crema solare in previsione delle prove. In realtà oggi il sole, per fortuna, tra virgolette, è coperto, un pochino coperto. Dico tra virgolette perché c'è un'umidità spaventosa, però almeno c'è meno quel sole in your face. Comunque mi sono ricoperta di crema, quindi se mi vedete lucida. E per questo l'ho messa anche sulle braccia, che sono le due parti del corpo scoperte. Mi vedete agitare qualcosa? Ho preso il deodorante,
perché ho deciso che mi porterò il cambio e oggi comunque vado così perché in realtà siccome il cambio che mi voglio portare è il completo verde che mi avete visto anche su Instagram che ho comprato per il compleanno di mia cugina Marzia, ha una giacca a maniche lunghe che comunque io arrotolerò ma ho paura di avere caldo, comunque mi tengo questo completo perché in caso provo a vedere se posso metterlo magari con questo gilet per spezzare un po' se non viene troppo male, che sicuramente è più leggero. Qualcosa mi devo portare per forza perché ho il toppino veramente mini, quindi anche per quello spero di non avere troppo caldo. L'unica cosa che devo capire dov'è perché non riesco a trovarla ed è abbastanza vitale sono le chiavi della macchina, ma adesso le troviamo. Poi appunto ho preparato una borsetta a parte con il completo verde di ricambio, anche perché non l'ho più messo, quindi magari è comunque un pochino appariscente per questa serata, ma non è che abbia tutte queste altre occasioni per indossarlo, solo che non trovo le chiavi della macchina. Chiavi trovate? Sono giù a casa, quindi ho chiamato Giulia che è venuta al mio soccorso, quindi mi posso rilassare. Mi ero accesa anche un attimo il ventilatore perché vi giuro ragazzi il caldo che c'è in questa stanza è allucinante. Comunque adesso mi bevo un bicchierino di Coca-Cola perché in realtà avrei bisogno di un caffè, ma fa veramente troppo caldo, non ce la posso fare a berlo. Buongiorno amici, prima volta che parlo e ho una caramellina per la gola, non cercare di non farvela sentire che non è gentilissimo. Allora sono le 8:21, un pochino più ritardo, oggi me la sono presa con calma, quindi mi sono alzata una mezz'oretta più tardi del solito e mi sono finita di preparare qui, quindi non ripasserò giù da casa. Oggi mi comprerò il pranzo perché ieri non ho avuto neanche volendo il tempo di prepararmelo e mi sono acconciata i capelli così perché ieri comunque ho preso un sacco di caldo, quindi erano un po' fuori forma. E penso che stasera mi laverò i capelli di nuovo perché questo weekend vado fuori Roma e venerdì non torno a casa dopo l'ufficio perché vado a cena fuori lì vicino e quindi non mi conviene tornare a casa, perciò penso che mi laverò i capelli stasera così ho i capelli puliti comunque sia per domani che per il weekend. E sono abbastanza provata, in realtà pensavo peggio, sono più fisicamente stanca perché appunto il saggio ieri è finito tardissimo perché abbiamo cominciato un pochino in ritardo, ma più che altro eravamo tantissimi, tutti con la band, quindi accorda gli strumenti, fa il cambio, è finito a mezzanotte e mezza, quindi io sono arrivata a casa all'1:15 praticamente. Ora che mi sono tolta le lenti, cioè ho gli occhi distrutti, strucco, tutte le varie cose, alla fine sono andata a dormire all'1:30, 1:35 pure tranquillamente, quindi stamattina invece di alzarmi alle 7:15 come faccio di solito per fare tutto con calma, mi sono stata alle 7:15 e sono stata comunque fino alle 8:10 seduta al tavolo a fare colazione per riprendermi con calma. Anche oggi niente lenti perché voglio far riposare gli occhi e trucco, ho messo semplicemente correttore cipria e mascara, ho un pochino di borse però insomma almeno ho coperto le occhiaie e mi sono appunto messa i capelli così. Tra l'altro non li ho fatti neanche simmetrici, questi simpatici torciglioni però insomma era semplicemente per darmi un tono, ecco. Outfit molto semplice, ho questa canottierina con i fiorellini, pantaloni neri che avevo ieri e nulla, sono un pochino provata però appunto pensavo peggio in realtà. Una volta che ho preso il caffè mi sono svegliata, sicuramente stasera accuserò il sonno, per adesso sto abbastanza bene, però è stata una bella serata sicuramente. Ho fatto performance migliori però alla fine il mio pezzo da sola, magari vi metterò degli spezzoni, il mio pezzo da sola l'ho fatto a 12:15 quindi ovviamente ero un po' stanca e mi era scesa un pochino la voce, però ho cercato di mettere tutta la tecnica possibile, infatti stamattina non mi sono svegliata senza voce come invece mi è successo la prima volta che ho fatto la serata perché chiaramente avevo meno tecnica. Comunque vado, si affronta questa giornatina e noi ci sentiamo come sempre più tardi. Buondì! Ieri non ho più ripreso perché ero veramente troppo stanca e non ho avuto la forza di fare nulla praticamente. Mi sono appena finita di sistemare, anche oggi ho tirato indietro i ciuffetti ma stavolta non li ho arrotolati, li ho solo forcinati all'indietro perché tra stasera e domattina, a seconda di quando mi va di andare in palestra, mi laverò i capelli e quindi ho deciso di fare questa cosa, anche perché in realtà sto molto comoda per lavorare perché così non ho i ciuffi davanti agli occhi.
E quindi ho fatto questa cosa. Tra l'altro, credo che questa acconciatura, che è veramente una cosa banalissima, mi stia meglio della mezza quadra tirata indietro. Perché se rimane la riga, secondo me sto meglio. Tra l'altro, i capelli otticamente sembrano più lunghi se levate i ciuffi da davanti. E quindi mi sono preparata. Oggi ho questo vestitino a fiori molto, molto semplice, abbastanza lungo, arriva praticamente a metà polpaccio. Non mi porto il pranzo neanche oggi perché in genere il venerdì mangiamo fuori con i colleghi e comunque non ho fatto in tempo, non ho nessuna voglia, quindi mi prenderò qualcosa al volo da mangiare in pausa pranzo, tanto lì per fortuna è pieno di posti perché è pieno di uffici come quartiere. Amici, buongiorno, siamo di nuovo a lunedì, non sto attaccando un'altra settimana a questo vlog che già sarà venuto lunghissimo e pieno di chiacchiere, ma volevo concluderlo perché in realtà questo weekend per godermi un po' la famiglia, gli amici, il mio ragazzo, perché ho fatto un po' di cose, non ho più registrato e il vlog era senza conclusione. Io sono un bel po' provata, in questo momento stanotte ho dormito pochissimo e malissimo, quindi avessi potuto in realtà oggi al lavoro non sarei andata, devo essere onesta, però non potevo farlo. Sono veramente un po' provata, ho una calamitina alla liquirizia che spero mi tiri un pochino su perché veramente sono un po' provata, anche un po' stomacata, non capisco se mi ha fatto male qualcosa, anche se non sono stata male fortunatamente stanotte, però sono stata sveglia 3 ore in mezzo alla notte di sonno che è stato devastante, tipo ho preso sonno verso quasi mezzanotte e sono stata sveglia dalle 2:40 alle 5, poi ho dormito fino alle 7 meno un quarto più o meno. Comunque, sono le 8. Io adesso scendo a prendere il mio portapranzo e tra poco esco. Adesso mi prendo gocce per la pressione, Polase, eccetera, perché oggi veramente sarà una giornata lunga. Però, insomma, vi volevo salutare e spero che questo vlog, anche se sarà stato un ammasso di chiacchiere e basta, vi sia piaciuto. E ci vediamo al prossimo, che spero sia un pochino più dinamico. Questa volta avevo bisogno di sfogarmi e raccontarvi un po' di cose. Ciao!